Allora ho pensato, visto che tutti fanno video su YouTube, perché non posso farli anch'io? E allora ho detto, che video posso fare? E preso dai miei pensieri pomeridiani ho avuto l'illuminazione. Visto che ascolto sempre musica, ho avuto questa idea, ovvero per 2 giorni sceglierò 2 playlist di generi musicali da Spotify completamente diverse. E niente, voglio vedere se tipo la musica che ascolto condiziona la mia vita, quello che faccio, come mi sento. Oggi è, mi sa, giovedì 4 marzo, non so se si legge, sono le 18:43. In particolare le playlist che ho tenuto in considerazione sono queste due. Essenzialmente come ogni mattina mi sono poi alzato e abituato ad ascoltare già la mattina presto la musica, ho messo gli auricolari e ho impostato la playlist. Niente, visto che oggi non ho lezione, ho deciso di continuare le esercitazioni di microeconomia e programmare i video da pubblicare su TikTok per questa settimana e poi... Ah, e poi guarderò qualche video su YouTube perché devo editare questo video con Final Cut e non so nemmeno come si usa. Poi ho passato la mattinata a fare comunque delle cose sempre con questa playlist di sottofondo. Per tutto l'arco della giornata non sono stato bello attivo, come lo sono quasi sempre, anzi non mi andava di fare niente. Dimenticato di dirvi che svegliarsi con quella playlist è proprio una batosta, cioè io sono abituato a svegliarmi con canzoni allegre e felici, cioè giusto per darmi la carica la mattina, ma con quella playlist, mamma mia. In realtà mi ero pure dimenticato di star facendo questo video, ma perché sono tipo strastanco e non mi va di fare niente, nemmeno di vivere. Niente, ho registrato dei video, infatti qua c'è la ring light e niente, ci vediamo domani. Riassunto della giornata 1. Sono stato poco produttivo e quasi sempre, diciamo, di cattivo umore e inoltre non ho fatto granché nell'arco della giornata. Diversa è stata la giornata dopo, nuovo giorno e nuova playlist. Mi sono alzato direttamente con gli auricolari e la musica sparata, perché già sapevo che mi avrebbe dato la carica. Mi ero completamente svegliato diversamente, infatti mi sentivo super attivo e dopo mi sono dedicato alle mie solite faccende quotidiane. La giornata è stata bella produttiva e la sera per rilassarmi ho deciso di uscire. Riassunto della seconda giornata, sono stato molto produttivo, ho fatto tantissime cose, sono sempre stato di buon umore. Vi voglio tralasciare la parte scientifica di come la musica ci condizioni e stimoli le diverse aree del nostro cervello, perché non è ambito di mia competenza. Riassumendo questa specie di esperimento, mi viene da dirvi, gli effetti che la musica ha su di noi sono molteplici e come possono essere benefici possono essere anche dei danni. È bene dunque prestare sempre attenzione a quello che si ascolta, sapendo che potrebbe influenzarci sia in positivo che in negativo. Io rimango però sempre del mio parere, come diceva Arnold Bennett, il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l'anima capisce. Se il video ti è piaciuto ti ricordo di mettere mi piace e di commentare. Ci vediamo al prossimo video!